Fin da piccoli è naturale. Abbiamo bisogno di esplorare. Esplorare il mondo attorno a noi. È un sistema motivazionale di base, come la ricerca dell'attaccamento verso le persone care, come la necessità di nutrirsi, la necessità di essere al sicuro, la necessità di autorealizzarsi. Esplorare è importante ed è uno dei primi sistemi motivazionali che si mettono in atto appena iniziamo a camminare, anche prima, dicono alcuni studi. Per questo viaggiare è davvero molto importante. Ma quali sono i benefici di viaggiare più spesso? E perché tante persone hanno difficoltà a viaggiare? Vediamolo insieme. Innanzitutto, viaggiare ci aiuta a lavorare meglio. È impossibile lavorare per mesi, settimane, anni, senza prendersi delle pause, senza creare quella rivoluzione nel nostro cervello che avviene quando ci troviamo in un luogo inesplorato, un luogo che non conosciamo. Secondo motivo, esplorare e viaggiare aumenta la nostra lucidità mentale. Uno studio molto importante, americano, come sempre, ha dimostrato che i ragazzi che tornano dall'Erasmus e hanno fatto quindi un'esperienza all'estero, messi di fronte al computer, di fronte a un determinato compito, reagiscono con il 20% più di efficacia. In più, viaggiare aumenta una dote intrapsichica davvero molto importante, che confina con l'etica, con la morale, è la pazienza. Quando si viaggia ci sono inevitabilmente contrattempi, difficoltà. E quando viaggiamo quindi impariamo piano piano a gestire questi contrattempi in una modalità diversa, con una strategia diversa. Questo rende il nostro cervello più plastico, più capace poi, al ritorno dal viaggio, di affrontare quei contrattempi o quelle difficoltà che ci sono durante la giornata. D'altronde, immaginatevi Soldini, il nostro connazionale che ha attraversato l'Oceano Atlantico in solitaria. Ha dovuto affrontare una serie di piccoli problemi e si è abituato ad essi, che poi affrontare i contrattempi della vita quotidiana come l'auto che si rompe o una lampadina che si fulmina diventa veramente molto facile da gestire. Inoltre viaggiare produce anche un gigantesco vantaggio, quello di doverci confrontare con culture diverse. E perché questo porta dei grandi benefici a livello psicologico? Perché noi viviamo immersi nella nostra cultura. Se viviamo in un piccolo paese di provincia del sud o in una grande città del nord o nel centro Italia con tutta la religione e la bellezza delle nostre parti, tendiamo ad avere una sorta di fissità del nostro modo di affrontare i problemi, le sfide della vita e il pensiero con il quale spieghiamo gli eventi che ci accadono. Quando noi siamo immersi in una cultura diversa, vediamo persone che affrontano i loro problemi con uno spirito, con un tipo di pensiero, con un'emozione diversa e la assorbiamo. Ci dà anche la possibilità di vestirci in un'altra maniera, come un po' se fossimo a carnevale, assumere un'altra identità, se viaggiamo. Quindi, come vedete, i vantaggi del viaggiare sono tanti. Ci consente anche di esplorare parti di noi stessi che non conosciamo, perché quando facciamo una vita completamente ripetitiva non abbiamo la possibilità di conoscere delle parti nascoste della nostra personalità. Se abbiamo paura di essere abbandonati lo vediamo facilmente quando viaggiamo. Se invece siamo molto più forti di quello che credevamo di fronte a una situazione inaspettata, beh, lo possiamo scoprire soltanto viaggiando. Insomma, i benefici psicologici del viaggiare sono tanti. Le persone hanno difficoltà a volte a farlo. La scusa è sicuramente quella economica, ma in realtà per viaggiare non serve poi così tanto denaro, perché l'importante è che sia un luogo inesplorato, tanto meglio se si è immersi nella natura. Poi ci sono i disturbi psicologici, la paura dell'abbandono, l'agorafobia, i disturbi da panico. Queste sono problematiche molto comuni che si possono risolvere con una psicoterapia. Nella mia di psicoterapia, senza dubbio, invito quasi sempre un paziente che soffre di questi disturbi prima o poi a viaggiare, a mettersi alla prova nell'esplorazione con gli amici più cari o anche da solo, che di solito è una delle tecniche risolutive quando si hanno acquisito determinati strumenti per riprendere la propria vita quotidiana in una forma veramente molto diversa, con degli strumenti in più per affrontare la realtà.
Se questo video, cari amici, vi è piaciuto, vi invito assolutamente ad iscrivervi a questo canale, dove ogni settimana presento un video dove parlo di argomenti di psicologia pratica, concreta, popolare, utili per affrontare al meglio la propria vita, e di iscrivermi al mio canale Facebook oppure su Instagram o anche su TikTok, perché no. Ciao da Stefano Scatena, buona giornata a tutti.